Continuare lungo la strada dell'Unione dei servizi comunali di Poggio a Caiano e di Carmignano, i due comuni del versante pratese del Montalbano che da tempo stanno lavorando per unire le forze e superare antiche rivalità. Un percorso che Edoardo Prestanti vuole proseguire se il prossimo weekend sarà eletto sindaco di Carmignano. Vediamo che il nostro territorio sia un unicum. Poggio e Carmignano sono un unicum in termini di lascito storico ed artistico. Crediamo che possiamo dare un grande contributo alla costruzione del biodistretto del Montalbano e quindi ad un'idea di sviluppo sostenibile ma anche economicamente profittevole. Tra i servizi che potrebbero essere unificati c'è il monitoraggio del rischio idraulico, il piano di protezione civile, la gestione dei rifiuti con la realizzazione di un unico centro di raccolta e la promozione turistica. Sei servizi sono già partiti dal punto di vista dell'associazione, praticamente sono l'anagrafe, per cui i cittadini di Carmignano potranno andare a Poggio a Caiano all'anagrafe, poi di Poggio a Caiano potranno venire a Carmignano, lo sport e fra l'altro insomma noi stiamo aprendo la piscina fra poco tempo, quindi prevediamo che anche i cittadini di Poggio a Caiano possano usufruire degli stessi sconti che avranno i cittadini di Carmignano. Penso che ci sia davvero una prospettiva importante anche per il futuro e quindi credo che con Edoardo dobbiamo continuare a lavorare insieme perché la sinergia fra i due comuni è fondamentale, ripeto, proprio per essere al servizio dei cittadini.